Eccoci qui di nuovo ragazzi e benvenuti nella sesta parte del video tutorial dell'installazione di Windows sopra il PC Lenovo. Ok, in questo caso è un Lenovo, ma anche altri brand, quindi Toshiba, nominiamoli tutti tanto, allora HP, Sony, vai, quello che sia ragazzi, qualsiasi brand, tutti e 50-60 brand che sono, cioè per tutti, ok? Quindi questa è l'installazione proprio, diciamo, per tutti i PC. Anche questa è valida anche per il PC fisso, anche se c'è qualcosa, sì, nel BIOS, forse cambia soltanto ragazzi che invece di tenere premuto F10, cioè di premere F10, premete F2 o Cancel per entrare nei BIOS, comunque l'installazione è la stessa ragazzi. Ok, allora installiamo il programma Defrag, eccolo qui, questo è molto molto buono come programma, perché? Perché questo programmino ci fa la deframmentazione dei dischi. Ok, e potete anche programmarlo per farla in automatico ragazzi, quindi se voi la programmate, adesso vi farò vedere come funziona, che già in un altro video l'ho fatto vedere ragazzi, però adesso qui nell'installazione dei programmi base ve lo faccio vedere. Ok, quindi quando partirà l'installazione, eccola qui, dice rabbia, ok, allora quando scrive così, installazione rapida consigliata, ok, andate sempre sotto ragazzi, io vi do un consiglio, perché vedete cosa sta installando, ecco, vedete, crea icona sul desktop e qui dice installa anche boost, vedete, boost speed, non lo voglio il boost speed, perché? Perché questo programma è un programma aggiuntivo, ok, togliete la flaggatura, quindi leggete sempre, fate avanti. Ok, adesso vi devo, perché io sono connesso a internet, vedete, ottieni il meglio da con Yahoo, no, non lo voglio, poi chi lo vuole lo lascia, non lo voglio, continua. Ok, e poi non solo, a fine di questa installazione chiederà un'altra cosa che noi dobbiamo negare ragazzi, altrimenti ci installerà tanta robaccia dentro ragazzi, quindi eccolo qui, vedete, normalmente io farei continua, però qui c'è una flaggatura, vedete, io la tolgo, c'è scritto installa Analogic, no, non lo voglio questo qui, Asus Logic, no, non lo voglio questo programmino, sarebbe questo praticamente, il programma quello per i drive, non lo voglio, continua, eccolo qui, perfetto, leggete qui, avvia, no, non lo voglio che si avvia, perfetto, termina, in questo caso non ha installato niente, quindi attenzione ragazzi, chiudiamo, allora ci manderà nel sito per ringraziamenti, chiudiamo tutto, ok, perfetto, e anche questo programma è installato. Ok, allora ragazzi, un attimo così, perfetto. Allora, Emule in questo caso il cliente non me l'ha chiesto, quindi non lo installo. Non me l'ha chiesto, quindi, ma anche se tutti i programmi sono gratuiti, ma non me l'ha chiesto. L'utente ha detto no, io non lo uso, che neanche un torrent. Però se lo usavo lo installavo. Adesso andiamo a installare il lettore multimediale per aprire tutti i tipi di video e foto. Questo è molto buono ragazzi, a differenza di quello che ha la Microsoft, diciamo, incorporato dentro, perché il Windows Media Video, ok, quindi molto più buono, molti più plugin, molti più codec, quindi ragazzi è molto meglio. Andiamo avanti, ecco, quando compaiono questi voi attivate, seleziona audio tutti, seleziona video tutti, ok, e andiamo avanti, in modo che leggerà qualsiasi tipo di formato e qualsiasi cosa, ok, andiamo avanti. E adesso lo installerà. Poi lo metteremo come predefinito. Quindi ragazzi, eccoci qua. Un attimino tanto che si sta installando. Ok. Quindi vedete. E eccolo qui. Nel frattempo mi ha installato anche, vedete, Chrome. Eccolo qui. Questo è l'antivirus. Io gliel'ho detto, dico, ho messo la spunta di installarlo e l'ha installato. Vedete, ha fatto il suo dovere. Quindi Chrome io già ce l'ho. Quindi non serve che me lo scarico. Perfetto. Ora farà registrazione file. Ok. Perfetto. Salva. E il programma sarà installato. Ok. Sono tutti programmini semplici, molto corti, ragazzi. Quindi c'è da perdere proprio pochissimo tempo. Ecco, per l'installazione con... Io di solito con una mezz'oretta. Cioè li installi, a meno che non sono più lunghi, che occorre ma al massimo un'oretta, ma non di più, se sono parecchi programmi, Quindi eccoci qui. Eccolo qui. Ci mette un pochino più tempo perché il programma è a 32 bit e quindi deve attivare la compatibilità del PC per passarlo nei programmi a 86, quindi a 32, ragazzi. Perché altrimenti io quando lo installo ci mette proprio la metà tempo normalmente, Vedete? Invece sta cercando eccolo qui, vedete, me l'ha chiesto proprio, ci attendiamo un attimo, ok, quindi aspettiamo che finisce la installazione del pacchetto, ma comunque perché, sempre per il fatto perché ha, diciamo, il sistema operativo ha 64 bit e quindi lui deve
deve installarlo in questo modo, altrimenti me lo faceva direttamente, me lo diceva subito, ragazzi, cosa mi ha aperto, come non mi serve, ok, adesso non lo voglio, ok, quindi l'antivirus, poi vedete, si è fermato, quindi sta aggiornando l'antivirus, poi l'ho collegato su internet, si sta aggiornando il programma di Windows, cioè sta facendo tante cose contemporaneamente, perché se io vado a vedere i processi, ragazzi, sono tantissimi. Vediamo se me li fa vedere. Vabbè, poi dopo li vedremo. Qui ha un tasto, ragazzi, guardate cosa hanno fatto, ragazzi. Chiudiamo qui. Guardate cosa è successo a questo tasto, ragazzi. Cioè, vedete? Questo è il control, vedete? CTRL, vedete? Guardate cosa gli hanno fatto. Cioè, qualcuno ha appoggiato la sigaretta qui. Vabbè, ragazzi, comunque. Perché, vi ripeto, questo non è il proprietario, non è stato il proprietario, ma perché questo PC si trova in una palestra e praticamente, ragazzi, chiunque magari mette mani al computer e quindi succedono queste cose, ragazzi. Ok. Allora, eccoci qui, quindi l'ha installato, perfetto, quindi anche questo noi lo elimineremo. Adesso installeremo Silverlight, in questo caso non a 32 ma a 64 bit, ma questo è molto facile, vedete? Ok. Quindi andiamo così, ok. Quindi qui vi chiederà, vedete, imposta Bing come motore di ricerca? No. Impostalo come pagina? No, io non voglio né Bing né MSN, non voglio nessun Messenger, né niente, non voglio niente. Quindi tolgo tutto, ok, e lo installeremo. Questo è molto importante, questo programma. Questo programma perché vi darà dei plugin aggiuntivi, comunque sia, per aprire delle pagine, delle cose, quindi ragazzi è molto molto... E comunque si aggiorna in automatico, quindi è della Microsoft, vedete? Microsoft Silverlight, quindi non è un programmino di terzi, diciamo, ma è sempre della Microsoft, quindi è molto buono. Voi ragazzi visualizzate bene i programmi, vedete? Qui dice attivo, vedete? Attiva Microsoft Operating, scelta consigliata, ok, perfetto, ok. Diciamo di sì. Quindi adesso lui farà tutto in automatico, perfetto, eccolo qui. Ok, vabbè, senza quello di video. Questo, vi ricordate questo programmino? È quello per il gatto, ok? Il cliente non me l'ha chiesto, quindi il nome è questo, ma io lo chiamo copiatore mannaro perché è molto veloce a trasferire i file, ragazzi. Adesso installeremo quest'altro. Questo qui è il programmino, invece. Allora, questo programma sarebbe, mi dà plugin per Windows Media, praticamente per il lettore, vedete, Windows Media Player, quello che ha praticamente incorporato Windows. Lui mi darà dei plugin aggiuntivi, quindi se io voglio aprirli con quel lettore darò dei plugin aggiuntivi direttamente a lui. Vedete, eccolo qui, plugin, vedete, si scrive plugin, però plugin, eccolo qui, vedete, perfetto. Quindi magari alcuni non lo sanno, questo è WinRAR, vedete, io sto installando WinRAR, questo è per i file zippati, quindi per aprire, per decomprimere o comprimere i file, molto importante. C'è anche l'altro, 7 WinZip, sì, WinZip, l'altro che è il 7, mi sembra, WinZip, però non mi ci trovo molto bene, mi trovo meglio con WinRAR, molto meglio, molto più pratico, ok ragazzi, quindi personalmente mi trovo meglio con WinRAR. Ok, seleziono tutto, do l'ok, chiudo, perfetto, installato, chiudiamo tutto, vedete qui dice la versione 32, sì, ok, passa a 32, perfetto, yes. Ecco qui, tutti i programmi, ragazzi, sono installati. Adesso noi cosa faremo? Il cestino, innanzitutto, facciamo così. Togliamo la cartella dati che non c'è più niente ormai. Facciamo così. Ok, vediamo se me la fa passare. Ah, mi chiede, va bene, facciamo il riavvio. Allora, farò il riavvio nel frattempo, ragazzi. Ah, guardate, ragazzi, molto semplice, che più di qualche utente... Purtroppo, ragazzi, dovete capire che... Allora, per noi è semplice, per chi lo sa è semplice. Però per chi è la prima volta che usa un PC o qualcosa del genere, ragazzi, non è facile. Io pure la prima volta, anni fa, che vedevo mio cugino lì, che era più grande di me, che combatteva sul PC, dicevo, mamma mia, cosa sta facendo qui? Non ci capivo niente, cioè, questo è un mostro, questo... Io ero piccolo, mi ricordo, erano dei PC una volta proprio tipo Commodore. Io sono nato con il Commodore 64, quindi, anzi, il VIC-20 c'era, che ancora prima. Poi c'era il Plus 4, mi sembra. Cioè, c'erano dei computer proprio bassissimi, proprio. Con K-RAN proprio, non megabyte, proprio pochissimi.
Allora ragazzi, facciamo così: per spegnerlo ricordatevi che andate sulla finestrella, andate qui, andate a resta sistema, oppure se dovete riavviarlo andate nella freccetta, ma senza spingere niente, compare una tendina, vedete? Andate riavvia sistema, eccolo qui, e il computer si riavvia. Adesso vi salto tutta la parte che si riavvia, così dura di meno il video ragazzi. A parte che sono passati 10 minuti, facciamo così, facciamo una settima parte ragazzi, ok? Ciao a tutti ragazzi e ci vediamo nella settima parte.